sono spuntati i pomodori. Non ci posso credere. Buongiorno e buon sabato. Allora, vi ho fatto vedere prima che sono spuntati i pomodori. No, non ci posso credere. Cioè, io quando li ho visti ho detto no, non è possibile. Cioè, io sinceramente non ci credevo che insomma riuscissero, perché non è che, voglio dire, le temperature qui sono così alte, poi soprattutto la sera spesso sono fredde. L'unica cosa che spero, insomma, che riusciamo ad assaggiarli, perché noi fra meno di un mese e scendiamo in Italia e quindi non lo so, secondo me non ce la facciamo. Mi sono appena asciugata i capelli, quindi ecco, proprio sono sempre al top, va bene. E niente, sto preparando qui da mangiare ad Enea, sono infatti già l'una quasi 25. E niente, fuori fa caldo, fa molto caldo, c'è proprio un'aria quella fosa. Solo che secondo me più tardi verrà sicuramente a piovere. Infatti ho visto anche le previsioni di domani e porta proprio brutto tempo. Cioè, io volevo andare in piscina. Potrei andare a quella lì al chiuso, però boh, non lo so. Ieri abbiamo portato Willy dal veterinario per fare, insomma, i vaccini. Vi ricordate che avevo fatto vedere che ci aveva mandato la cartolina? E niente, mi fa ridere questo qua. Questo qui è il passaporto di Willy. Cioè, lui ha il passaporto, io non ce l'ho, per dire. Cioè, guardatelo, eh. Guardatelo che bello. Gli abbiamo messo, noi siamo cretini, gli abbiamo messo pure la foto, c'è scritto metti foto e noi l'abbiamo messa. Insomma, gli ha fatto il vaccino, l'affare lì, ha scritto pure per il trattamento parassitario, ha fatto anche il trattamento parassitario, anche perché quello ovviamente verrà con noi e quindi è necessario, insomma, che abbia tutti i documenti a posto. E abbiamo pagato 45 euro, cioè onestamente è abbastanza, cioè è in linea anche con i prezzi italiani, tra l'altro del mio veterinario giù al sud, cioè bene o male questo è. Va bene. Niente, allora adesso appunto facciamo mangiare Nea. Io come sempre di sabato non so mai che mangiare, tendenzialmente mangio quasi proprio così perché so che insomma poi la sera, anche se quest'oggi non mi va di fare la pizza, Daniele non credo che sarà contento di questa notizia, però vediamo, facciamo sempre, cerco, farò sempre qualcosa insomma di sfizioso, cioè alla fine rimane pur sempre sabato, insomma. E niente, che dice Nea, tu hai fame? Potete capire, inizia a fare i primi passetti, solo che appena lo metto a terra, ovviamente lui va da tutte le parti, cioè prima ero nel bagno, lui era vicino a me, cioè il tempo di girarmi, cioè era con le mani nel water. Siamo arrivati proprio, cioè, tra un po' non posso proprio muovermi, che va bene, dai, ci sentiamo dopo. Nel frattempo che Nea è qui che sta facendo danni nella speranza, insomma, che si stanchi così vada a fare un po' di ninna, vi faccio vedere una cosa che ho ordinato qualche giorno fa e che mi è arrivata ieri da Amazon. Allora, sicuramente hai più è già conosciuta. Io non so che cos'è, cioè non la conoscevo. Mi è arrivata così in uno scatolo e poi c'era questa qui. Praticamente, siccome appunto ero su YouTube, insomma, che facevo quei workout, no? Delle gambe, così li faccio random, a seconda quando voglia e sempre sulla base di Enea, del tempo che mi lascia, a un certo punto mi sono arrivati, no, quei video suggeriti di una coppetta per insomma, per le gambe, per la cellulite. Allora, la marca più famosa che insomma che mi usciva era la Slim Cup,
che appunto alla fine è una sorta di questo, che sembra una roba un po' tipo, un po' se, non lo so, un misto tra la coppetta mestruale e un qualcosa di non propriamente, insomma, da signora. E niente, appunto, la marca era la Slink Up, solo che io non ho preso la Slink Up, poi sono andata su Amazon e ne ho trovata una, questa qui, che si chiama Micelle Shaper, boh, non lo so, è pagata 10,99, 10,49, invece quella, la Slink Up, proprio autentica, ho visto sul sito e veniva 19,90. E niente, appunto, ripeto, magari ai più la conoscono, me ha incuriosito e l'ho voluta prendere. E appunto questa coppettina che va a fare un massaggio alle gambe, praticamente bisogna sempre avere la gamba, cioè mai asciutta, tipo con dell'olio, e si fa un massaggio, praticamente si preme, si fa un sottovuoto, si poggia. E questa qui insomma aderisce alla pelle e si fa sempre il massaggio. E niente, ne ho, cioè, tutti dice, tutte le recensioni che ho visto, se su Amazon, sui siti, cioè, la verità ne hanno parlato tutti quanti, ne hanno parlato tutti quanti bene, pare che funzioni. Insomma, figuriamoci, io l'ho visto, ho detto, vabbè, la voglio provare, la voglio provare pure io. Stamattina ho provato. E cioè praticamente 2 secondi, poi insomma era nel box e ha cominciato a chiamarmi e quindi ho detto vabbè, questa la devo fare solo con quando c'è Daniele, in modo insomma da darmi un po' di tempo, anche perché bisogna un attimino imparare ad usarla, perché se no insomma si fa male. Ma niente, praticamente c'è scritto che bisogna utilizzarla un giorno sì e un giorno no. Niente, tanti, ma quante volte sto dicendo niente? Vabbè, tanti parlavano che già in un mese chi ha perso 2 cm, chi 3, chi 4, chi 2, chi, insomma, non lo so, vediamo insomma se è vero. L'unica cosa che mi fa ridere, è che praticamente sono andata poi ieri sia al Rossmann che al Müller per cercare insomma poi una crema, perché praticamente ti dice che dopo che fai questo, che è giusto un paio di minuti per gamba, e poi sarebbe buona cosa, insomma, utilizzare una crema anticellulite. Ora, io non lo so, forse le tedesche non hanno la cellulite, o forse probabilmente se ne fregano altamente, perché io, cioè, in 2 negozi non ne ho trovata neanche una, cioè, proprio zero, totale. Non ho visto al DEM. Non lo so, cioè da noi in Italia praticamente c'è le creme, ce le schiaffano ovunque, qui niente, vabbè, uguale, mal che va, userò una semplice crema, tanto alla fine è il massaggio, bere, sport, alimentazione, sì, vabbè, lo sappiamo tutti, però niente, io ve la segnalo, visto mai, poi ovviamente vi darò un feedback fra un mese, vediamo insomma. Insomma, se funziona. Eccola qua, Micelle Shaper. Oggi proprio non ha nessunissima voglia di dormire e quindi va bene. Bene così, insomma, adesso mi adopero per fare, insomma, tutte quante quelle cosine che normalmente avrei fatto mentre dormiva. Vediamo se riesco a gestirlo lo stesso. Cioè, vi faccio vedere cosa sto combinando. Eccola, tutte e due. Vicino sotto sarà contento. Praticamente gli ho tolto quell'affare lì dalla culla, perché tanto non l'ha mai usato, quindi era inutile. E quindi così, adesso lui l'ha visto e ci sta giocando in questo modo. Willy, come notate, al momento è senza collare, perché appunto non ha gradito molto, e quindi stiamo facendo un po', glielo mettiamo, lo togliamo, insomma, vediamo di abituarlo. Sperando che Enea non faccia troppo rumore, vi faccio vedere una cosa. Praticamente ho scoperto, giusto l'altro, allora,
Torniamo indietro. L'altro giorno eravamo in centro con Daniele e ho visto una signora con la busta di Primark. Allora che io ho detto, no, se la signora ha una busta di Primark, c'è Primark. Perché io, cioè almeno fino all'altro giorno, fino a qualche settimana fa, io sapevo che Primark qua non c'era. Insomma, guardo su Google e l'ho trovato, appunto c'è, solo che non è, scusate però io devo sempre, non è propriamente vicino casa. Siccome ieri Daniele era libero, ne abbiamo approfittato, siamo usciti e siamo andati con la macchina dista una mezz'ora abbondante da casa. Allora, l'unica cosa è che devo dire la verità, cioè, per me è stata una delusione. O meglio, io ogni volta li vedevo e Aul su YouTube, in genere ho sempre visto cose belline. Sono andata io, cioè, io mi sono comprata due magliette, due proprio, cioè, stop. A parte che... Enea! Enea! Lascia stare, non toccare! Enea! Ma perché mi butti tutta a terra? Mannaggia! Stavo dicendo che per me ho trovato soltanto due magliette. Voglio dire, allora, a parte che va bene, nel reparto donna c'era il delirio, perché cioè io, vabbè, non potevi toccare niente, ti spingevano, ma proprio cose assurde. A differenza di quando poi siamo andati nel reparto uomo, tutto bello, ordinato, non c'era confusione. Cioè, vai nel reparto donna, cioè, tutti quei vestiti, tutti buttati all'aria, io, vabbè. E quindi, niente, io per me ho trovato pochissimo. Sarà che ha un Primark, forse ha un target un pochettino più da... forse da non da ragazzina, cioè nel senso cosa un po' più, cioè per me, per la mia diciamo fisicità non ho trovato niente che mi piacesse, se non appunto due magliette. Per lo più però ho trovato per Enea c'erano tantissime cose carine per i bimbi e come sempre acquistato Daniele ha comprato una decina di magliette, cioè per lo più appunto così, no? Magliette da tutti i giorni, tra l'altro 3 euro. Ha preso una polo, insomma, lui ha trovato. Io poi invece sono andata da CEA, insomma, e lì ho acquistato. Adesso lui si è calmato, si sta mettendo il gatto a fare casino. Niente, poi i vestiti però ve li voglio far vedere a parte, volevo fare un video solo per i vestiti e volevo provare anch'io magari a farveli vedere indossati, non lo so se ci riesco. Vi faccio però vedere, libera tu, vi faccio vedere qualcosina invece che ho preso per Enea e poi ho preso un regalino a una collega di lavoro che insomma il 3 luglio, il 2, ora non mi ricordo, devo andare a vedere al cesareo e quindi insomma ho preso un regalino. Insomma, faccio già vedere quello. Allora, avrà una bimba e io ho preso questa copertina in pile che alla fine è l'unica cosa che c'era ovviamente di invernale, pagata una stupidaggine perché l'ho pagata 5 euro. Cioè, il tizio per fare in fretta, perché c'era un sacco di gente, ci ha lasciato pure tutte quante le grucce. Quindi io ho preso questa qua, poi ho preso, aspettate, io ho preso questa, carina, bella, ho preso questa qua, questa pagata invece 6 euro. E in più io ho preso anche, se li trovo, vediamo, strappando la busta, eccoli qui, io ho preso un paio di calzini carini, questi qua con il merletto, ce ne sono tre, sono due rosa e uno bianco e questi qua pagati 2 euro.
Quindi poi dopo gli prenderò una busta carina, insomma, poi glielo impacchetto. Dicevo, per lo più sono tutte cosine di neve, le faccio vedere qualcuna random, diciamo quelle un pochettino più simpatiche. Abbiamo preso la camicina, questa qua hawaiana, questa pagata 5,50 euro. Poi abbiamo preso 11, questo me lo ricordo, questo tris di magliette con topolino, paperino, sì, questa qua anche dietro, e sempre di topolino, che quando lo vede ovviamente si illumina. Abbiamo preso, qua, abbiamo preso qui questa camicia con abbinato il pantalone dietro. E poi due cose, aspettate, ve le faccio vedere. Vediamo. Allora, eccola qua. Allora, una è questa qua, c'è cioè la magliettina 1,80 euro, dove c'è scritto mio papà è sempre il migliore. Non c'era niente con la scritta mamma, perché sennò è sempre il rosso. Papà è una leggenda, ma si può. Non messi i capelli oggi. E basta, poi alla fine sono tutto il resto sono ecco magliettine questo modo. Poi abbiamo preso poi ho preso due regalini per portare giù a un'amica per le bimbe, gliel'abbiamo prese uguale perché sono due cuginette, una si passano un anno, quindi ho preferito prendergliele così uguali. E poi, vabbè, questi ve li faccio vedere. Da Primark per me mi sono comprata i cerchi. Era una vita che non. Sarà difficile questo video. Era una vita che non indossavo i cerchietti. Ho pensato così, magari per l'estate. Adesso, insomma, sono carini a 1,50 euro. E basta. Poi, insomma, così abbiamo preso anche qualche pantaloncino. Insomma, non vi stresso con i vestiti per i bimbi. Scusate, io sto facendo avanti e indietro. Insomma, non mi... perdonatemi. Mi sono raccolti i capelli perché sto cucinando e non mi piace avere i capelli tutti davanti. Enea ha ceduto, erano le 4 meno 5, quindi adesso sta dormendo. Poco fa mi ha suonato la porta. Guardo dall'occhiolino e vedo che era il vicino di sotto. Ho detto, ecco fatto, è venuto a dirmi qualcosa per Enea che sbatteva tutto quanto a terra. Invece io, malpensante, mi ha portato le ciliegie. Ops, mi ha portato le ciliegie. Belle, sono grandissime tra l'altro. Oh, belle belle. Noi a lui lo chiamiamo affettuosamente Big Jim perché insomma è un po' muscoloso ed è lo stesso insomma che quello quando insomma mi incontra parla sempre, il famoso vicino giù della cantina e quindi niente, mi fanno ridere. Oltre che Big Jim lo chiamiamo anche Bayerisch perché lui ci tiene, che lui non è tedesco ma è bavarese. Allora, io ho deciso il menù di stasera, praticamente siccome abbiamo dei panini d'hamburger, faccio gli hamburger, ovviamente hamburger, cioè non di carne. Nel frattempo nel forno, infatti si muore di caldo, avevo tre peperoni e li ho messi così dopo lì, insomma, li pulisco, diciamo, i peperoni, diciamo, arrostiti. Con l'hamburger, appunto, con lenticchia, avena, insomma, quello del Dan. Nel frattempo sto anche facendo così, mi porto avanti per domani. E qui sto cuocendo il ragù di lenticchie per domani. Aspettate che sono contro luce, ecco, il ragù di lenticchie per domani, così domani mattina non ho lo sbattimento, insomma, che lo devo fare. E, tra l'altro, questa volta ho utilizzato le lenticchie. Queste qua nere anziché le solite. Ora ho già fatto una lavatrice e l'ho anche stesa. Colori, quella lì con le cosine di Enea. Anzi, aspettate che lo vado a controllare.
L'ho messo così nella culla perché si era addormentato nel box e quindi ho detto vabbè, come l'ho preso in braccio, l'ho appoggiato lì e via. Adesso devo fare un'altra lavatrice. Tra l'altro sono contenta di una cosa che mi sono accorta. Aspettate che metto, vediamo se non è troppo buio. Ok, con l'asciugamano sullo sfondo. Vabbè, mi sono accorta. Con altra sua. Vabbè, mi sono accorta che sono parecchi, ma parecchi mesi che non uso più l'ammorbidente e di questo ne sono contenta, non tanto per un discorso economico, anche se ovviamente, soprattutto per chi ne fa tanto uso, incide, ma più che altro per un discorso ambientale, perché cioè, l'ammorbidente è una tra le cose più inquinanti che ci sono. Magari è una goccia in mezzo al mare, però io intanto ce la butto. E niente, tutto è partito dal fatto che lavando i vestitini di Enea, ovviamente non ho mai utilizzato l'ammorbidente, mi sono accorta che effettivamente erano belli, sapevano sempre di fresco, di pulito, e quindi per caso ho iniziato anch'io così e c'è davvero tanta differenza. Tra l'altro, una cosa che capita a tutti, sono che le asciugamani, quando le lavate con l'ammorbidente, sì, sono morbide all'inizio, però poi, se fate caso, basta che magari un attimino ha lavato le mani, il viso, insomma, poco poco le ha utilizzate, e poi dopo qualche ora, hanno un odore un po' tipo come di panni non asciugati bene, un po' non di muffa, però un odore un po' strano. E io col senno di poi ho scoperto che è proprio l'ammorbidente. Infatti, adesso le asciugamani non mi fanno questo odore perché ogni tanto capitava che me lo faceva. E niente, quindi è partito tutto per caso. Io utilizzo detersivo normale. Al momento sto utilizzando qui il Persil, che insomma, dalla forma direi che è un Dixan in Italia. E la verità, i panni non sono duri. Ora non lo so se è dovuto al fatto che io comunque stendo in casa e non fuori, però niente. Tra l'altro, se qualcuno passa di qua, io ho questo bottiglione della Vernelle pieno. Guardate, fino a qui. Considerate che quando questo qua l'avevo comprato, cioè, non era neanche il 2018 per dire, e ne ho altre due o tre sempre della Vernelle con altre profumazioni giù in cantina. Se passate di qua, io ve le regalo volentieri. L'altra volta così ho detto vabbè, vediamo un pochettino, lo uso. Ne sentivo l'odore per tutta casa. Paradossalmente mi ha dato fastidio, mi sa proprio di finto, anche addosso non mi piacevano. Quindi va bene, adesso facciamo quest'altra. Di ritorno a casa, sono andata a fare un giretto e poi insomma con Daniele siamo andate a comprare due cosine, ma cioè niente di che. Però a Rossmann ho rifatto un'altra volta il giro di ispezione e ho trovato questa, cioè mi fa ridere che si chiama Lara Bellucci Body. Vabbè, figuriamoci, 4,40 euro, quindi, cioè. Ce n'era anche un'altra proprio a Marco Rossmann, però veniva 1 euro in meno, però insomma mi ha ispirato più questa. Vediamo il profumo. Sembra un biscotto al latte. E niente, va bene. Quindi adesso vi saluto perché ogni volta, cioè, mi riprometto di non fare video troppo lunghi e poi niente, parlo, parlo, parlo. E va bene, quindi adesso vado così inizio insomma a fare gli hamburghini qua per il panino.
Noi ci salutiamo, vi mando un bacio grande e se vi va ci vediamo la prossima volta. Ciao!